Ciao, io sono Lara e ti do il benvenuto o il bentornato sul mio canale. Se ci seguiamo da un po' di tempo, probabilmente saprai che è qualche settimana che non pubblico video, ma ti dirò solo questo a riguardo. Non potevo farlo, semplicemente. Oggi ti parlerò di una serie di applicazioni, che in realtà sono anche siti internet, portali e quant'altro, a cui puoi accedere da qualsiasi computer, compresi i Macintosh, a cui puoi accedere da qualsiasi dispositivo mobile, eccetera. Tutte le cose di cui ti parlerò oggi sono cose di cui ho parlato anche in un post molto più dettagliato sul mio blog. Questo per dirti che questo video vuole esserti utile sia se mi vuoi seguire, insomma, su diverse piattaforme, e nel caso lo sai che ti ringrazio sempre, altrimenti semplicemente se non avessi meglio mai trovato online diverse delle informazioni di cui ti darò oggi, cioè come catalogare quello che guardi, quello che ascolti, quello che leggi. Questo viene da una mia, semplicemente te la dirò così, praticamente mania di archiviazione. Quello che volevo dirti è, se vuoi farla tutta più semplice, se mi segui sul mio blog, trovi tutto, ivi compreso il mio canale. Se invece ti interessa solo un certo tipo di cose, ecco che ti spiego un po' dove trovarmi, come trovarmi e cosa consiglio anche a te che segui questo tipo di informazioni. La prima cosa di cui ti parlo è Bloglovin, che è un'applicazione che io consiglio a chiunque sia appassionato o gli piace in genere seguire i blog. Blog di ogni genere e tipo, umoristici, settoriali, qualsiasi cosa, in qualsiasi lingua, lo puoi seguire attraverso Bloglovin. È un'applicazione di cui ho parlato molto nel mio video dedicato ai blog, che non so se vedrai prima o dopo questo, perché è uno di quelli che ho girato nel mese passato. Quindi, per fartela breve, Bloglovin io te lo consiglio se segui molti blog. Fine. Dove cosa trovi da parte mia su Bloglovin? I miei due blog in italiano, quindi arsnoctis.it e arsnoctisita.tumblr.com. Fine. Poi DeviantArt. DeviantArt è l'applicazione, ripeto, è altre cose, ma comunque è l'applicazione che io uso di più per trovare artisti nuovi. Io seguo una marea di artisti visuali e non solo, visivi e non solo, diciamolo un po' in qualsiasi modo. Troverai fotografi, scultori, pittori, ma anche poeti, gente che scrive racconti brevi provenienti da tutto il mondo. È un'applicazione che a me è piaciuta molto ed è anche la base di l'artista del giorno, per esempio, che ho tenuto qua su YouTube. Cosa puoi trovare da parte mia? Non tantissime notifiche negli ultimi tempi e soprattutto di cose che io seguo di altri, quindi cose che aggiungo ai preferiti, artisti nuovi che seguo, eccetera. Da parte mia specifica invece trovi molte cose vecchie che io ho fatto, che io ho, diciamo, messo insieme negli anni, quasi niente di attuale. A questo punto ti parlo di Feedly. Feedly è un aggregatore RSS di cui ho parlato sul mio blog, di cui ho parlato in precedenza su questo canale. Te la faccio breve. Se segui molti siti internet, se hai una grandissima cartella di preferiti sul tuo browser, allora ti consiglio di utilizzare Feedly per seguire tutti i siti internet che segui di solito e averli organizzati in un'unica applicazione. Ripeto, ne ho parlato di più altrove, vado avanti. Ora ti consiglio Flickr. Flickr è quello che io utilizzo per condividere i miei scatti, le mie fotografie. Non ne condivido moltissime, diciamo che è un best of, le cose che preferisco che io appunto ho scattato. Trovi quindi alcune delle mie fotografie e trovi alcune delle cose che io appunto aggiungo ai preferiti e quant'altro. Questa è una delle applicazioni che io uso meno, nel senso che io dove troverai meno notifiche da parte mia. Poi abbiamo Goodreads. Goodreads invece è quello che io uso di più per contro, insomma. E io carico su Goodreads quasi tutto quello che leggo, in particolare per quanto riguarda i libri e i fumetti. Io leggo in italiano e in inglese, ma qualsiasi sia la lingua in cui tu sei abituato a leggere, potrai caricare i libri che leggi. È molto facile che siano presenti anche cose tipo in russo, in tedesco e quant'altro. Io, ti ripeto, pubblico parecchio, tanto è vero che ho anche due gruppi che gestisco su questa piattaforma. Uno è un gruppo di lettura, uno è un gruppo dedicato alle sfide di lettura che io ho organizzato negli anni e quindi troverai probabilmente diverse notifiche da parte mia. Comunque, su questa applicazione puoi seguire altri youtuber, perché no? Soprattutto ovviamente gente che parli di libri di fumetti. Puoi seguire tanti utenti, scoprire cosa gli scrittori che tu segui stiano leggendo a loro volta. Io lo trovo molto bello, molto versatile. Attenzione, l'unica cosa che l'app non sa fare rispetto al sito internet di base è farti gestire i gruppi. Se partecipi a molti gruppi, come per esempio i miei, io ti consiglio di seguirli partendo da un computer, per capirsi, perché da smartphone in particolare ti fa vedere quasi niente.
Comunque trovi tantissimi miei contenuti su questa piattaforma che, ripeto, comprendono quasi tutto quello che leggo, e se ti interessa questo tipo di cosa io te lo consiglio molto, perché io l'ho preferito ad Anobi, che usavo in passato, e ad altri metodi che sono morti o tornati negli anni. IMDb io l'ho preferito a Rotten Tomatoes, l'ho preferito a Stasera Niente Popcorn, che ho usato per un po', nonostante non abbia più nessuna funzione social, diciamo. Cioè, tu l'unica cosa che puoi fare su IMDb è valutare i film che hai visto, vedere gli altri come li hanno valutati, senza andare a vedere chi ha detto cosa. Puoi vedere moltissimi dettagli della serie, chi sia il regista, chi sia quell'attore, è già comparso in altri film, tutti questi dettagli ce ne sono tantissimi su IMDb. Non è particolarmente pratico per le serie televisive, ma se segui i film, il cinema, allora IMDb fa per te. Ripeto, non ha quasi nessuna funzione social, cioè puoi decidere poi di condividere quel film e scrivere magari un tuo commento, ma non all'interno del portale. Poi, Last.fm è uno di quelli che io uso in realtà da tempo immemore, ma forse è il meno utilizzato di questa carrellata, ed è specifico per chi ascolti almeno un po' di musica. Io lo usavo soprattutto in passato per trovare cose nuove, trovavo che fosse splendido. Negli ultimi anni, con la nuova grafica, la nuova impostazione, non ha più la radio gratuita online, è diventato praticamente il fratello scemo di iTunes e simili. Tuttavia, a me piace molto perché mi permette ancora di trovare qualcosa di nuovo, ma la maggior parte delle cose che scopro in realtà le scopro su YouTube, quindi, o SoundCloud, l'altra cosa che io utilizzo. Quindi, Last.fm io te lo consiglio, diciamo, con le pinze. Tuttavia, anni fa in particolare, mi ha permesso di conoscere tanta musica nuova a cui probabilmente da sola non sarei arrivata. Tumblr è una piattaforma di microblogging di cui ho parlato spessissimo, di cui appunto puoi sentire la mia in tanti altri luoghi. Ad ogni modo, io ho due blog su Tumblr, la differenza qual è? Uno è scritto in inglese, uno è scritto in italiano. Quello in inglese è il primario, il primo che ho creato, e quello in italiano è appunto quello secondario. Tu troverai tutta una serie di cose che ti consiglio su entrambi i miei blog. Che siano post scritti da altri, che siano video, che siano webcomics, tutte cose, diciamo, create di per sé da altri che io ti consiglio di andare a guardare. Questo è il modo in cui adesso tratto Tumblr, da quando ho creato il mio blog principale. Però di Tumblr, di WordPress, di Blogger, di tutte queste cose qua che siano relative ai blog, ti ho parlato in quell'altro video, quindi la faccio breve e vado avanti. Di TV Showtime. TV Showtime è la più recente di queste applicazioni di cui ti parlo oggi, ed è l'applicazione a cui sono arrivata anche in tempi, ripeto, più recenti. Perché? Perché io utilizzavo Tract e Follow My TV per le serie televisive, rispettivamente. Follow My TV mi era stato consigliato da Prismatic 310, mi piaceva molto, lo utilizzavo sul PC, ma non ha mai creato un'applicazione sua. Per di più è molto scarno, non ha quasi niente di grafico, il che può essere anche un po' noioso dopo un po' di tempo. Mentre Tract, che invece è accattivante, ha una grafica pesantissima, ha tante applicazioni che ti permettono di utilizzarlo anche da smartphone e quant'altro, ha un altro difetto: non lo usa nessuno in Italia e in generale non ha tanti utenti. Quindi metti da parte Tract, metti da parte Follow My TV, se vuoi la mia opinione. Invece io preferisco, ti ripeto, TV Showtime. Per capire come funzioni e quant'altro, ripeto, nel mio post ho scritto un po' di cose. Comunque ti permette di condividere con altri tutti gli episodi che guardi delle serie televisive, che sia che siano standard, sia che siano d'animazione, quindi anime, eccetera. E io credo che sia forse il modo più intuitivo, anche e soprattutto se segui molte serie televisive, di tenerti anche in memoria non solo quello che hai visto, ma quello che dovrai andare a vedere. Io le seguo soprattutto su Netflix, in realtà, le serie televisive, quindi è chiaro che poi le vedo a blocchi, in sostanza. Però di volta in volta so dove sono arrivata, se la stagione nuova di determinata serie televisiva sta uscendo, quindi so che non è interrotta, so quali delle serie che seguo sono state interrotte, quali sono morte, quali invece avranno ancora 1000 stagioni, eccetera. Quindi se segui molte serie televisive io te lo consiglio molto. Io, da parte mia, ci sono settimane in cui trovi tantissime notifiche, settimane in cui non riesco a guardare niente, quindi non c'è grande equilibrio. Twitter è la piattaforma che io ho scelto un tempo fa di preferire a Facebook. Su Twitter troverai in pochi caratteri alcuni dei miei pensieri estemporanei, alcune cose che ti consiglio e quant'altro. Se ti interessa un po' a tutto tondo quello di cui parlo, allora Twitter è la parte breve del mio blog, in sostanza, anche perché spesso i post che scrivo e i video che condivido qua su YouTube li trovi linkati proprio su Twitter. Ad ogni modo,
se ti interessi di attualità, se ti piace vedere un po' il mondo, cosa stia dicendo, le persone, diciamo, fra virgolette, famose ad ogni livello che segui facilmente avranno un account Twitter, quindi Twitter secondo me ti dà un buon polso al mattino quando ti svegli di cosa stia succedendo nel mondo. Io te lo consiglio, lo uso molto, non creo tantissime notifiche in realtà, ma sappi che facilmente su Twitter mi trovi, rispondo. A questo punto ti parlo telegraficamente di Webtoon, che è un'applicazione di cui spero di parlarti in futuro, che mi ha permesso di trovare alcuni webcomics che non avevo mai letto, mi ha permesso di trovare cose nuove, ha traduzioni amatoriali in italiano, quindi se non fossi praticissimo con l'inglese potresti avere anche le traduzioni utili, ma soprattutto supporta i creatori di webcomics in questione. Quindi non ci sono alcuni webcomics fra virgolette brasonati come One More Saga, ma troverai molti titoli nuovi da leggere, ecco perché te lo consiglio. Infine ti parlo di WordPress. WordPress è la piattaforma che attualmente ospita il mio nuovo blog, cioè arsnoctis.it. Brevissimo nota sul mio nickname. Io ho utilizzato questo nickname per anni, cioè arsnoctis. Mi rendo conto che venga dal latino, mi rendo conto che non sia facilissimo da pronunciare, ma alla fine l'ho usato tanto tempo, non è particolarmente inflazionato, anzi ci sono quasi solo io con questo nickname, e quindi alla fine ho deciso di registrare questo blog specifico e di cambiare poi il mio nickname su YouTube, semplicemente non perché non mi piacesse, non perché non mi faceva piacere parlarti con un nickname più semplice eccetera, ma perché era già utilizzato. Io lo posso usare perché l'altra persona l'aveva scritto leggermente diverso, ma in sostanza Castelli di Carta è un brand già utilizzato e quindi io sono tornata a una, come dire, declinazione precedente, ma su tutte queste applicazioni mi trovi su Arsnoctis, come Arsnoctis, perdonami. Quindi non è una cosa particolarmente nuova. Niente, con questo concludo. Quindi se ti interessa seguirmi un po' a tutto tondo e se tu a tua volta vuoi pubblicare cose a tutto tondo, io ti consiglio sicuramente Twitter, appunto. Tutti gli altri sono cose un pochino più settoriali, che però ognuno, come dire, hanno funzioni che fra di loro non sono intercambiabili. Quindi io continuo a utilizzarli tutti, ci sentiremo ovviamente, è una cosa abbastanza in divenire, quindi ti farò sapere in futuro come andrà. Questo è quello di cui volevo parlarti oggi, aspetto i tuoi consigli, i tuoi commenti su queste applicazioni e su cose simili. Con questo ti saluto e ci vediamo sul blog, su tutti i posti che ti ho consigliato o comunque alla prossima.